Si è svolto ieri, 30 novembre, dalle 9 alle 12, presso la cittadella universitaria, l'Open Day dell'Università Mediterranea, l'incontro di orientamento con gli studenti delle scuole della provincia reggina, con la presenza di Luca Bete. Oggi, al di là della giornata climaticamente bellissima, è una giornata importante perché centinaia di ragazze e ragazzi del nostro territorio sono qui a, passatemi il termine, a svagarsi un pochino, ma secondo noi anche comprendendo un po' meglio cos'è un'università pubblica, cos'è l'offerta formativa universitaria, cos'è la possibilità che questo territorio offre per un futuro migliore. Per il nostro compito istituzionale è importante che i giovani facciano delle scelte consapevoli. Per fare le scelte consapevoli devono conoscere le opportunità che ci sono e devono essere quanto più liberi possibili di scegliere, e si è liberi solo se si conosce. Sono un case history, una persona che ha vissuto un'esperienza e prova a trasmetterla ai ragazzi. Giro l'Italia dal 2014 con la mia campagna sociale Non ci ferma nessuno, per incontrare i ragazzi, ascoltarli e insieme magari mettere su quelle opportunità capaci di stimolare un ragionamento, un punto di vista un po' diverso da quello che magari è il più ovvio, il più scontato. Nessuna lezione di vita, io non sono in grado sicuramente di farlo, però mi piace molto comunicare con i ragazzi, creare, come abbiamo fatto, una community di persone che davanti alle difficoltà urlano, non ci ferma nessuno. La cultura può essere anche un messaggio antiviolenza. Ma sicuramente, noi molto spesso vediamo episodi di violenza, bullismo, situazioni che degenerano soprattutto per emulazione, per persone che poi alla fine forse se ne pentono anche un attimo dopo. Allora sì, la cultura, l'accorciare le distanze tra le persone può aiutarci a capire tanti punti di vista, a migliorare lo stare al mondo, e soprattutto quello che manca probabilmente è proprio una sana cultura del rispetto. Da questo punto di vista, secondo me, dovremmo lavorare un po' di più tutti e provare a contaminare le nostre vite del rispetto che fondamentalmente può migliorare la vita di ognuno. Lo slogan di Luca Bete, Non ci ferma nessuno, è forse quello che meglio esprime il senso di queste giornate, perché noi vogliamo trasferire speranza, vogliamo trasferire fiducia nelle giovani generazioni che hanno bisogno di sapere che devono poter investire negli studi superiori, perché la scuola, l'istruzione rimane sempre il più grande ascensore sociale che la società possa costruire. Attraverso la cultura si evita la delinquenza, attraverso la cultura si può aspirare a un futuro migliore. Assolutamente, e l'università resta un presidio di legalità, perché i ragazzi trovano la loro casa, la loro famiglia, la loro possibilità di realizzazione all'interno delle istituzioni dello Stato, che non devono cercare altrove né devono diventare facile preda di chi approfitta della loro condizione di vulnerabilità per spostarli in altre direzioni e in altre realtà, non assolutamente capaci di dare loro realizzazione e dignità. La realizzazione e la dignità la trovano qui, e noi siamo qui per questo. Quest'anno con l'economia del fashion e del brand abbiamo anche voluto fare un omaggio, un ricordo, un qualcosa per far sentire la nostra voce appunto contro la violenza sulle donne, e quindi con alcune studentesse abbiamo elaborato questo nostro progetto di vestito. Quindi questo è un vestito che riprende un po' la violenza sulle donne, perché se vedete queste sono macchie di sangue e queste sono le pugnalate che vengono inferte alle donne. E questo invece è invece un long fit che sta andando molto di moda adesso, con appunto una bocca da cui è un bacio ma è anche sangue.